Ragazze, buongiorno. Allora, inizio questo vlog così un po' strano perché sono qua con un'agenda vecchia che avevo, ho trovato un foglio libero che appunto poi strapperò dove mi scrivo le cose che devo comprare per Alessandra per lunedì, perché appunto volevo portarle già lunedì, anche perché già questa prima settimana non ho portato nulla. E quindi, essendo tutte cose che devo revisionare un po' per vedere cosa ho già, cosa non ho, eccetera, eccetera, i cambi per dire li ho, devo solo fare dei sacchetti, dei sacchettini con i cambi per le maestre, eccetera. Quindi adesso mi riscrivo tutto qua, scritto bene, Alessandra e Federico, e oggi vado a ritirare le cose per Federico, quindi gli ultimi libri, credo gli ultimi, spero siano finiti, che avevo ordinato, e le cose per Alessandra. Quindi insomma, adesso mi spiccio e ci vediamo dopo. Buongiorno, buon pomeriggio. C'è anche Ale dietro. Sì, ho spostato un po' più giù la pinza perché proprio per un discorso di visibilità era troppo in alto e mi dava fastidio, quindi adesso è rimasto il segno. Ok. E quindi l'ho messa un po' più giù qua dove ho il lunottino e bom. Sta piovendo, piove abbastanza. Oggi è una giornata blè. Oggi è una giornata blè. Bella cattiva. Esagerata. Mamma! Non toccare niente. Ale, hai pestato qualcosa? Metti bene le scarpe e non toccare niente. Speriamo che non è una cacca, ragazze. Ci manca solo la cacca. Beh, ma si puliscono, amore, ma sarà terra. Speriamo. Vabbè, dicono che porta bene. Dicono che porta fortuna, amore, sei una cacca. Comunque, probabili cacche o meno, sto andando appunto in paese a scusate, ho voglia di una gomma, a ritirare i libri per Federico, a comprare tutto il materiale, solo che pensavo prima di passare alla Coop. Sinceramente vedo prima cosa trovo lì, specie per Ale, che tanto mi servono i tovagliolini, blah, blah, blah. Non lo so. Se andare prima lì o se andarci poi dopo che ci raggiunge Riccardo, che almeno facciamo anche un po' di spesa. Quindi non lo so. Magari vado prima in cartoleria. Non lo so, ragazzi, confusione. Comunque iniziamo ad andare che già qualcosa. Piano, pianino. Ragazzi, allora sto aspettando Riccardo, siamo qua davanti alla Coop perché devo prendere anche delle cose per la materna, tipo bicchieri, Scottex. Adesso poi che arrivo a casa vi faccio il vostro amato back to school, me l'avete chiesto in tantissime se appunto lo avrei fatto e sì, però aspettavo di avere tutto, quindi vi ho fatto vedere appunto quelle pochissime cose che ho preso a Federico, che erano le primissime che hanno chiesto e poi è arrivato tutto il resto della roba, quindi niente, adesso che ho quasi preso tutto, adesso la Coop finiamo di prendere le ultime cose, principalmente per Ale qua, perché per Fede sono a posto, mi pare di aver preso tutto e niente, è partito un rene, ragazze. Ho fatto già che prendere dei libri, in realtà mi ha detto che erano arrivati 3 libri o 4 e ne mancano altri 4, quindi ho detto senta, facciamo una bella roba, io pago già tutto, mi sono tolta il pensiero, ho pagato tutto e devo così solo ritirarli e farli foderare, quindi sono a posto e basta perché veramente non finiamo più altrimenti, così con oggi spero di concludere. Vedere come stiamo combinando i bubi.
E quando bisogna per forza fare. No. Aspetta amore, aspetta, guarda che la rompi. Aspetta. Passami le cose, ti tengo. Subito. Questa parte. Oh, non sai che c'ha questa... Ah, sì, la sacoccia. Momento fototessera. Dei brillantini. Sì, ho messo dei brillantini, ti piacciono? Poi da lì c'è la fotografia. Sì, ma non ti toccare, sennò c'è la fotografia. Sì, adesso la facciamo. Uh-huh. Se prima non mettiamo i soldini non possiamo fare un ciuffolo. No. No, sì. No? Fototessera per tutti i documenti. Uh-huh. Siamo in attesa della stampa. E ragazzi, è veramente. Ecco. Ale, cosa stavi dicendo? Finisci delle frasi. Allora, io ragazzi, era tutto benissimo. Sì, ti sentono poco girata dall'altra parte, amore. Parla di qua. Vieni via che c'è una zanzarina. Esci fuori. Ah, ma sono uscite. Da fotine fatte. Ragazze, allora siamo tornati, abbiamo fatto aperitivo stasera, wow, che poi questo posto è molto carino perché è un posto che ci consigliavano sempre per fare l'aperitivo, ma abbiamo sempre preso la pizza e basta, non abbiamo mai fatto l'aperitivo, dove con 6 euro, che è il prezzo dei classici aperitivi in giro, dove ti danno poca roba, qua ti portano questo tagliere pieno di pizza, di focaccia, di chiacchiere, tutte cose buonissime, e puoi anche richiederlo altre volte, quindi insomma, alla fine fai cena, infatti noi siamo a posto così. Allora, vabbè, famoso back to school che mi chiedete sempre, anche se una primissima piccolissima tranche rispetto a questa ve l'avevo già fatta vedere. Allora, vabbè, non sto a farvi vedere tutti i libri, ho ritirato 3 o 4 volumi, me li sono fatti anche foderare, ve ne faccio vedere uno tanto per darvi l'idea. Questo penso sia di inglese, sì, e me l'ha anche già foderati tutti. E poi ho fatto già che pagare anche gli altri, che così mi sono tolta il pensiero e dovrò solo più ritirare. Poi abbiamo, scusate, allora questo è di Alessandra, questo è di Federico, perché scontrino Alessandra, scontrino Federico, non capisce più niente. Allora, tanto per cominciare, valigetta. In realtà pensavo di dover prendere quella grande, però la signora della cartoleria mi ha detto che in questi giorni stanno tornando tutti indietro perché i professori non vogliono quella grande ma vogliono questa, quindi mi fa guarda, faccio che dirtelo, così ti evito di tornare indietro e di cambiarla dopo, perché so già che in quella scuola vogliono questa qua perché l'altra si piega, si rompe, la sbattono troppo, è troppo grande, più forse per magari le superiori. E serve per l'educazione tecnica, quindi ci metteranno penso squadrette, riga e quant'altro, anche se la riga non ci starà, però vogliono quella e va bene, prendiamo quella. Poi, sempre di Federico, abbiamo le squadre, una così, una colà e voilà, fa anche rima. Poi abbiamo il compasso grande con la cosa trasversale, verticale, orizzontale, e lo abbiamo, è questo qua. Impazzirà già solo perché ci sono i disegni dei Lego, e quindi ok. Poi ho preso a parte anche le mine, perché le mine ovviamente che danno in dotazione qua non vanno bene, quindi abbiamo poi anche le mine che sono in questo sacchetto perché sono super delicate. Poi abbiamo una super colla Prit, questa qui. Abbiamo una gomma super bianca, abbiamo il raschietto, notare che sopra c'è scritto architetto, cioè proprio
roba super professional. Le ricariche della penna, che comunque stavano finendo, e una matita 2H. E quindi, insomma, queste cosine un po' più piccine. Io lascio tutto qua, poi quando Fede torna ci sistemiamo tutte le cosine carine e coccolose e vediamo un attimino i professori quando vogliono cosa, perché sennò si carica come un muletto. Poi abbiamo divisori, tutti colorati, perché io qualcuno l'ho sfruttato, che avevo dall'anno scorso, però ne avevo proprio 3-4 fogli e almeno sono tranquilla che li ha nuovi. Poi ho preso dei quaderni a righe, ho preso due quaderni a righe che hanno richiesto, ne ho preso uno rosso e uno blu, così si ricorda le materie. Un, come si chiama questo già? Quello di musica, mi viene. Un quaderno pentagramma. Pentagramma. E c'era sia quello a strisciolina così che quello grande. Poi quando mi ha chiesto appunto che classe fa, quando ho detto prima media, fa no, assolutamente vogliono quello a quaderno. E quindi loro ormai lo sanno, perché poi è un paesino di montagna, quindi tutti si conoscono, tutti sanno, e quindi ormai loro sono abituate che chi viene per la prima media vogliono quello, insomma. Poi fogli, questo qua è bellissimo, è un album con tutti i fogli colorati, così. Poi abbiamo le ricariche, ne ho prese altre perché, se ricordate, nell'altro vlog vi avevo detto che avevo preso uno per tipo, per chiedere ai professori se andassero bene tutti i fogli eccetera. Fede mi ha confermato che vanno bene e quindi ho preso un po' più di ricambi, perché con un pacchetto ci fa ben poco. Quindi ho preso due pacchettini a quadretti, due pacchettini a righe, così. Poi un'altra cartellina, perché ne hanno richiesta un'altra, quindi l'altra volta l'ho presa blu, questa volta gliel'ho presa arancione, così cambiamo un pochettino. Quindi insomma, questo è, dovrebbe essere tutto, non dovrebbe mancare nulla. Devo la risma di fogli. Ah, la risma di foglie, le forbici arrotondate, ma quelle e anche altre cose per Alessandra. Non le ho prese lì in cartoleria perché erano terminate, quindi siamo andate alla COP peraltro, per alcune cose della scuola, ma anche per cose per la materna, tipo i bicchieri, lo Scottex, perché alla materna ti chiedono più queste cosine qua. E quindi siamo andati per quello, e nel mentre abbiamo guardato se c'erano forbici e quant'altro, comunque ve le faccio vedere dopo. Invece, sempre in cartoleria per Alessandra, ho dimenticato la riga, questa è sempre di Federico. E invece per Alessandra in cartoleria abbiamo cartellina di Frozen, ha scelto questa qua di Frozen. Poi abbiamo le buste crystal, semplicissime buste crystal, insomma, niente di che. Poi abbiamo tre colle, ho preso queste qua della Giotto perché la signora mi ha detto quella della Pritt è un po' più professionale, va bene per bambini già più grandi che hanno bisogno che tenga molto. Questa qua della Giotto va benissimo per i lavoretti, per la materna, così, ed è questa qua, semplicissima colla bianca, normalissima, grande, hanno richiesto che fosse grande. Immaginate il divertimento adesso ad etichettare tutto. Poi matitoni, questi qua della tinta unita, ci eravamo trovati bene, per Fede l'anno scorso li avevo preso questi qua. Questi qua Jumbo, per esempio questi, c'è il prezzo sopra, 9,90, sono veramente grosse le mine, proprio per i bimbi piccolini che devono imparare a colorare con la matita, vedete, sono proprio enormi, cioè, delle mine spaziali, ma perché giustamente a questa età qua spezzano le mine, se non sono super jumbo, e quindi ci sta. Quindi questo, e poi ho fatto che comprare queste etichettine qua lunghe, strette, da mettere a Fede sui libri foderati e ad Ale su tutti i pennarellini, quelle cose lì, perché io comprai il timbro, state,
Il timbrino che ho acquistato su Temu è questo qua, che è carinissimo perché aprendo qua, adesso voi non vedrete nulla, molto probabilmente, forse contro luce sì, comunque c'è Alessandra F. Puntato, che è il suo cognome, con una principessa e dei cuoricini, e questo qua va bene da passare sui vestiti. Quindi, visto che nella materna va tutto nominato, quindi mutandine, canottierine, tutti i vestiari che dobbiamo lasciare come cambio vanno etichettati. Quindi per quelle cose lì, attaccare queste etichette qua è impossibile, perché poi le lavi, si staccano, eccetera. Quindi per quello ho comprato questo, che ho pagato veramente pochissimi euro. Se vi interessa su Temu, mi pare sui 3 euro e qualcosa, 4 al massimo, 3,90, giù di là. E invece queste qua, per pennare le matite, serve adesivo, insomma. Quindi l'ho preso per quello. Se sentite versi strani, è il cane del vicino. Buon, quindi questo è quello che abbiamo preso in cartoleria, magari sul sacchettone lo tengo, così alle maestre gliele metto lì le cose. Questi sono i libri, queste sono le etichette. Adesso piano piano, adesso partono anche i nostri, ovviamente ogni volta che partono quelli del vicino in automatico. Niente, adesso metto a posto e vi faccio vedere le cose della Coop. Invece alla Coop abbiamo preso Scotex, questo è per noi, carta da chap, questa qua è molto buona, mi piace un sacco, non che io me la mangi di solito, però è valida. Poi sempre alla Coop ho preso questa qua da mettere al piano di sopra, che mi piace un sacco, profuma da impazzire, quindi quando entro nel bagno, essendo piccolino, profuma subito. Questo qua invece, il rotolone jumbo, l'ho preso per la materna, appunto, che ce l'ha chiesto. L'ho preso della Vivi Verde Coop. Poi abbiamo, vabbè, risma di fogli, come vi dicevo, una per Ale e una per Fede, sempre per scuola. Questa qui, sono due uguali. Una ce l'hanno chiesta per le medie e una per la materna. Forbice arrotondata invece per Federico. Quindi la aggiungo alla sua busta. Poi abbiamo, qua basta, qua abbiamo l'altra risma di carta per Alessandra. Poi abbiamo preso i pennarelli punta grossa alla Coop, perché la cartoleria aveva solo due pacchetti, a me ne servivano tre. Quindi ho detto vabbè, le prendo tutti e tre da un'altra parte, così sono uguali, non mi andava di averne uno di un tipo, uno di un altro. E sono questi tre qua, sempre della Vivi Verde Coop, sono quelli belli strong, ve li faccio vedere, sono grandi, hanno il tappino trasparente così. E sono quelli super giganti. Anche questi penso di doverli etichettare tutti. Quindi mi diverto un po' domani a fare anche questo lavoro qua. Non si chiude più. Ok, si chiude. E voilà. Anzi, anche questo faccio che metterlo là nel reparto cartoleria e scuola, praticamente. Poi abbiamo... C'era l'offerta sulla pasta, quindi ne abbiamo approfittato. Mezze penne della Barilla. Poi abbiamo preso... farfalle sempre Barilla, mette a fuoco sempre la mia faccia, devo sempre stare attenta a nasconderla dietro i pacchetti. Questo qua, ho preso sia le pennette, le mezze penne, ho preso due pacchi di spaghetti numero 5, insomma ne ho approfittato per fare la scorta della pasta. Sì, perché rileva il volto, quindi se non mi nascondo dietro il pacchetto lui continua a mettere a fuoco me. Salviette umidificate, sempre per la scuola. Pacchetto di fazzoletti, sempre per la scuola di Bubi. Sapone mani, ha scelto questo con il delfino, consigliato rigorosamente dal papà. E quindi abbiamo preso questo. Questi sono per noi invece, perché così li abbiamo anche per Fede, per noi, insomma per la scuola. Scarseggiavano i cerotti, quindi abbiamo preso anche cerotti classici, Coop. E cerotto di Minni della Farmamed. E basta. Concordi? Ho finito? Già. La faccia psycho di una mamma che ha finito il back to school. No, tanto mancherà sicuramente qualcosa, mi sarò dimenticata qualcosa.
Però insomma il grosso è qua. E più la borsa che ho preso l'altra volta, che è ancora qua, ma se volete ve la aggiungo, tanto ormai è diventato un back to school, facciamolo come si deve, no? Allora abbiamo anche matite normali da bimbo grande per Federico, 12. Poi abbiamo il set tempere extra fini con pennello incluso, ma ci hanno già avvisato che bisognerà comprare un set di pennelli a parte nel corso dell'anno, con i colori base, appunto i colori primari, eccolo qua. Poi abbiamo un set di goniometro, righellino e squadrettina per le verifiche, ma questo è più per matematica e geometria. Invece l'altro set che avete visto con le squadre grandi e la riga grande è per educazione tecnica, che è un'altra cosa. E questi qua sono bellissimi perché sono flessibili, quindi se li mette nell'astuccia non si rompono. Top! Poi abbiamo i fogli, questi qua, come si chiamano già, quelli delle verifiche? Mi sfugge. No, quella era musica. Abbiamo i fogli. Protocollo. Bravo, protocollo. Hai vinto, passa parola. Fogli protocollo per le verifiche, ma sicuramente saranno quelli da prendere anche a righe, però non ce li hanno chiesti, quindi va bene. Quindi niente fogli protocollo, sentite sbadigliare, ignorate, e l'orso Balù qua che si sta stiracchiando. Poi abbiamo gli album da disegno, abbiamo l'album liscio A4, sempre per Federico, poi tutto Federico. Poi abbiamo l'album ruvido, sempre A4, mi raccomando non sbagliate, 24x33, 220 milligrammi, insomma avete capito, 220 grammi. Poi abbiamo ricambi rinforzati, sempre quelli là che vi dicevo, che li ho fatto chiedere se andavano bene e ne ho comprati altri. E dolci sin fundus, ma non meno importante, la cartellina blu. La carbonara. Papà, pensa questo. E quindi... Quindi insomma, se mi vedete acciaccata è perché il rene destro non c'è più, però tutto a posto. Anche mezzo rene di righi. Abbiamo tirato via anche quello perché faceva comodo. E niente, questo è quanto, insomma, dai. Abbiamo preso tutto, si spera. Poi vabbè, ci sarà durante il corso dell'anno sicuramente, appunto, questi pennelli, ci sarà da prendere magari dei ricambi, però insomma il grosso è, dovrebbe esserci, ecco, più o meno. Niente, anche se queste cose ve le avevo già fatte vedere, ve le ho rifatte vedere perché così il back to school è più completo. E adesso vado a sistemare tutto e a bere perché ho sete.